Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. L'esperienza l'ha vissuta proprio in prima linea, quella della pandemia e di quei due anni difficilissimi. Diciamo anche che la nostra sanità veniva già da, diciamo, un carico di sofferenza e ha dovuto fronteggiare una pandemia in quella situazione. Oggi gli investimenti li vede, diciamo, per quello che è possibile, per quello che è stato illustrato da Gemmato, sufficienti? Sicuramente no, ma comunque che vanno nella giusta direzione? Vede, io mi trovo più d'accordo con Russo e non entrerei in una polemica politica, perché il problema della carenza di medici e di infermieri, se andiamo a vedere i governi che si sono succeduti dal 2009 ad oggi, ne troviamo diversi, no? Dal 2008, Prodi, Berlusconi, Letta, Monti, noi, eccetera. Quindi è inutile andare ad additare adesso a chi è la responsabilità. Credo che il primo problema sia una erronea programmazione. I medici, ci sono, non ci sono nel pubblico, e forse questa è una riflessione che dovrebbe essere fatta. Carenza di medici c'è, carenza di infermieri sicuramente c'è, ma c'è una maggior carenza all'interno del sistema pubblico. Perché? I medici fuggono, sono così come gli infermieri, sono quelli pagati peggio in tutta Europa, sono quelli più maltrattati in tutta Europa. Noi possiamo continuare a aumentare il Fondo Sanitario Nazionale, benissimo, ma finché non diamo maggior danari, maggior garanzie, maggior protezione, vi faccio un esempio, arbitrato della salute per ridurre il contenzioso e far lavorare i medici in maniera più serena, aiutare le donne che sono in sanità, pensi ai nidi negli ospedali, pensi agli orari di servizio che possono favorire coloro che hanno dei figli, cioè condizioni di vita, e allora forse il nostro Servizio Sanitario Nazionale diventa più attrattivo. E qui continua la polemica girando forse intorno al problema. Carenza di medici, togliamo il numero chiuso. Va bene, togliete il numero chiuso, dopodiché voglio vedere che succede quando vi sarà una pletora di persone che peraltro, come diceva benissimo Russo, sono alcune specializzazioni che mancano. Cioè, se tu al medico di medicina d'urgenza non lo proteggi dandogli un indennizzo maggiore, una protezione all'interno del pronto soccorso, delle tutele legali, magari nelle zone disagiate, ti faccio un esempio, ad Ischia, pensi ai medici che fanno urgenza ad Ischia o nelle comunità o nelle zone montane, se tu quei medici non li proteggi in qualche maniera o non gli dai più soldi, quelli in quella specializzazione non la faranno mai. E non è solo medicina d'urgenza, anche la mia di branca, cioè la chirurgia generale, è una di quelle che oggi viene in qualche maniera non cercata. Cioè, quando feci il concorso di specializzazione c'era una lotta per entrare, oggi avanzano i posti. Quindi attenzione, il problema è molto più ampio e andrebbe visto il percorso di vita del soggetto che si iscrive in una professione sanitaria dal momento in cui inizia al momento in cui va in pensione. Perché se andate a vedere i dati, molta gente va via alla mia età, cioè vanno via dal Servizio Sanitario Nazionale intorno ai 50 anni, quando massacrati da denunce, massacrati da turni, sottopagati, decidono di fare una vita che possa essere in qualche maniera più normale dopo anni e anni di sacrificio. In più i tagli, e quindi qui mi attacco a ciò che diceva Marcello Gemmato, che è corretto, i tagli hanno ridotto anche le possibilità per coloro che sono nel Servizio Sanitario Nazionale, non so, per la carriera, per avere il reparto, per avere i posti letto, anche le stesse liste d'attesa, lei immagini quante aggressioni noi abbiamo dalla mattina alla sera, spesso per colpa di liste d'attesa, di gente che giustamente è abbastanza arrabbiata. Va rivisto un po' tutto senza colore politico. Credo che Gemmato abbia sottolineato nella parte terminale di ciò che diceva giustamente l'importanza di non dare colpe agli anni addietro o a un determinato partito politico. Serve una revisione anche di molte leggi, quella per le assunzioni, rendere tutto un po' più snello per facilitare le regioni nella loro azione. Credo che il presidente Giani su questo potrà aggiungere qualcosa. Infatti vado da Giani e